Salve cari concittadini, ci apprestiamo a vivere un Natale diverso, diverso da tutti gli altri. Quindi mi preme far arrivare questo messaggio a tutti voi, perché purtroppo gli abbracci, i saluti, le visite sono vietate. E allora è mia premura augurarvi un sereno Natale a tutti voi. Come dicevo, un Natale diverso, un Natale che ci costringe, ci obbliga a viverlo interiormente, con la nostra anima, facendo molte riflessioni. Quindi cerchiamo di essere sereni, cerchiamo di rispettare tutti i regolamenti anti-Covid. Come avete visto, diciamo che la pandemia nel nostro comune, i contagi positivi per fortuna stanno diminuendo a poco, quindi io volevo fare un saluto particolare a tutti i nostri cittadini che hanno sofferto, che continuano a soffrire essendo positivi, ma anche psicologicamente per non poter uscire, per non poter dedicarsi alla vita quotidiana. Saluto tutti gli operatori sanitari che in questo momento a livello comunale, a livello regionale, tutti quelli che lavorano nella Nazione Italia, ma un particolare anche ringraziamento a tutto il mondo, a tutti i medici che quotidianamente mettono a repentaglio la loro vita per il bene di tutti i cittadini. Quindi concludo dicendo: rispettiamo i protocolli, cerchiamo di essere uniti, cerchiamo di essere sereni e buone feste a tutti. Grazie.